quasi sconosciuta. Perché quasi? Perché nell'Antico Testamento ci sono tre brevissime, rapidissime citazioni dello Spirito Santo, e peraltro prive di una, tra virgolette, tematizzazione. Una prima citazione viene da Davide, dopo il suo peccato, il miserere, lui dice: "Et Spiritus Sanctus tuus ne auferas a me", e il tuo Spirito Santo non togliermi, non allontanare da me. Ah, la prima volta che appare il titolo di Spirito Santo, la prima volta, così un po' a passare, e poi due volte appare in Isaia, quindi siamo con Davide, siamo oltre, prima ancora del 1050 più o meno, un millennio prima di Cristo. Con Isaia siamo nel 700-750, dopodiché non si parla mai più di Spirito Santo, al tempo stesso che si parla, si cita molte volte la categoria di Santo, il Santo, quello sì, ma la categoria teologica di Spirito Santo è soltanto in questi casi. Quindi lo Spirito Santo viene introdotto come, direi, proprio una novità, una grande novità nell'Annunciazione, e prosegue con un altro titolo: la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Ecco, l'adombramento è un'immagine tipicamente nuziale, quindi viene adombrato, è il caso di dire, il mistero stesso della Divina Annunciazione. Anche il Cantico dei Cantici introduce il tema dell'adombramento, no? Sub umbra ilius che desideravam sedi et fructus eius dulcis in guttum e mero. All'ombra, alla sua ombra mi sono seduta e il suo frutto è dolce, le mie labbra. Boh, immagini che appartengono veramente alla cultura ebraica, ma molto significative di questo, direi, mistero dell'adombramento e della conseguente divina concezione. Volete che mi fermi?